E a mo' son cazzi, ragazzi. A mo' son cazzi. Perché arriva il Gran Premio di Monaco. E ciao a tutti, diamo la benvenuta in questo nuovo appuntamento. Siamo qui con la carriera scuderia. Con la bella, bellissima Tatum F1 Team. Ragazzi, io più la guardo, più impazzisco. Poi, vabbè, Galleria del Vento, spettacolare. Ci tenevo a dirvi che questa maglietta non l'ho creata per l'occasione, ma è una maglietta che mi hanno regalato le mie ex colleghe di lavoro 4 anni fa o 5 anni fa, quando lavoravo ancora in una fabbrica di alimentari, insieme a loro. Qualcuno di voi si ricorderà, qualcuno vecchio, del vecchio canale addirittura. Detto questo, ragazzi, non perdiamoci troppo in chiacchiere, parliamo più dell'aerodinamica che ormai ha la spec 2. Almeno per quanto riguarda la fabbricazione, siamo a livello 2 su 3. Non so cosa ci sarà a livello 3, ci saranno 22 auto nella Galleria del Vento, una Galleria del Vento che avrà due Gallerie del Vento all'interno della Galleria del Vento. Non lo so, so solo che d'ora in poi aggiorneremo il telaio. Mancano dei soldi perché, ok, 2 milioni e mezzo sono racimolabili in 4-5 settimane, diciamo, però abbiamo la liquidità bassa perché dobbiamo andare a pagare anche il nostro pilota che al momento, vediamo un po', ha un salario di 1 milione e mezzo e probabilmente dovremo pagarlo tra un po'. Quindi non lo so, ragazzi, non ha uno stipendio settimanale che possiamo vedere. Ha accumulato esperienza, ha più 5 di esperienza, il nostro Mick, e questa esperienza, credetemi, gli servirà tantissimo, ma veramente tantissimo, perché sì, ragazzi, fatemi un attimo mettere le componenti vecchie. Al momento penso di potermi permettere di salvaguardare quei punti di risorsa che sono rimasti in occasione degli eventi futuri. Eccoli qua. 15 giugno, 25 maggio, 25 maggio. Va bene. Purtroppo, e dico purtroppo, si corre in una pista che non ho mai fatto fino ad ora su F1 2020. Purtroppo, tra virgolette, perché alla fine è una pista che mi piace veramente da matti, se devo essere onesto. Il problema è che potremmo avere delle difficoltà nel poter. Non abbiamo più spazio. Nel poter portare la macchina a punta, il traguardo, non lo so. Comunque sia, Gran Premio di Monaco. Abbiamo messo pubblicità sponsor, spot promozionale pilota e programma team building. Guadagniamo un po' di soldi, ne perdiamo un po', ma guadagniamo in fama, eccetera, eccetera. Cosa importante. Ho messo delle batterie, comunque una power unit depotenziata nelle prove libere perché così facciamo un po' di chilometri con quelle. 1,82 milioni sono già andate via tutte le paure riguardo allo stipendio di Mick. Sostituisci il cambio? Certo, finché io posso sostituirlo senza prendere penalità, perché no? Ora andiamo a fare qualche programma di ricerca e sviluppo perché abbiamo bisogno di punti risorse per sviluppare la macchina. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Boom, 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 boom. Vai, vai, vai. Un po' troppo aggressivo, peccato per questa curva prima di la galleria. Se leggero tocco, mi piace il leggero tocco del muretto con la posteriore, ma siamo in top 10, siamo in Q3, ragazzi. Ok, vediamo. Okay.
Tre errori o quattro in questo giro. Settimi però, dai! Dai, cavolo, che palle! Avremmo potuto guadagnare un due decimi ancora. Però ok, dai. La griglia di partenza per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni: Bottas, Verstappen e Charles Leclerc. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo. Perfetto, Carlo. Allora, volevo farvi vedere il mio giro perché magari non lo vedete. Sainz ha fatto 5-8-2, io ho fatto 6-4-3. Facciamo molto bene il T3, a differenza loro, beh, rischiamo veramente tanto noi, magari loro non sono così aggressivi sui cordoli, e siamo a 9 decimi dalla pole position, che è il miglior risultato che abbiamo mai potuto fare qui. Siamo davanti a Lando, Perez e Stroll, e questa è una cosa veramente molto positiva. Tutto sommato, devo dire che sono abbastanza contento. Avremmo potuto impensierire Carlos Sainz e saremmo forse potuti essere i primi degli altri, dopo appunto Ferrari, Mercedes e Red Bull. Anche se non vedo, ora ci ho fatto caso, non vedo Hamilton, attenzione. E vediamo se adesso i tempi della griglia di partenza sono esattamente questi qui. Sono curioso. Detto questo, andiamo appunto in gara. Proprio la Racing Point. No comment. Come si fa? Come si fa a non commentare? Qual è il tasto giusto? Ok, ask. Speriamo che stiano lavorando sodo per migliorare. Oh, innovativa questa risposta. La Formula 1 ritorna a Monte Carlo per questa stagione, casa del famoso casinò inaugurato nel 1863 e ovviamente di una certa gara che si tiene dal 1929. Vincere a Monte Carlo è difficile, ma una vittoria qui può significare molto per la carriera di un pilota. Il prestigioso circuito di Monaco di oggi non è del tutto diverso dal tracciato che fece il suo debutto quasi un secolo fa. Si tratta di 3 km 200 metri, 19 curve per le strade di Monte Carlo, e anche se la velocità media del giro di circa 150 km orari è la più bassa della stagione, i margini d'errore sono praticamente inesistenti, quindi questo è l'habitat naturale della safety car. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position, accanto a Max Verstappen che scatterà dalla seconda posizione. Nel resto della griglia invece Leclerc, Vettel, Carlos Sainz e il pilota proprietario Norris, Perez, Stroll e Dani Kiat, Ocon, Hamilton, Pierre Gasly e Raikkonen, Albon, Ricciardo, Antonio Giovinazzi e Romain Grosjean, Schumacher, Magnussen, Russell e Nicolas Latifi. È quasi arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. Attenzione, una tremenda P6, una tremenda P6. Attenzione. Rischiamola ancora di più, ragazzi. Andiamo con meno 1.5. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Sto già sudando, ragazzi. Ho paura. Ho davvero paura. Attenzione, via. Buona partenza. Buona partenza di Sainz, più che altro, ragazzi. Ma che partenza ha fatto? Noi siamo dietro, restiamo in sesta posizione. Va benissimo così al momento. Attenzione. È ora che si fa. Vettel è un pezzo grosso. Troppo grosso. Attenzione. C'è spazio. Mamma. Lì era difficile passare. Ma lui passa, perché lui è un 18enne e lui può. L'avrebbe fatto anche il Vettel 18enne di una volta. Decisa, ben fatto. E va bene così. Non si poteva passare e lui è passato. Non ha rotto nessun flap, quindi è il sorpasso perfetto. Cattivo, rude, ma da 18enne, quale è appunto Jules. Certi tiro che sicuramente sta godendo dalla sedia. E Fattina che invece sta maledicendo il figlio che non dovrebbe correre.
gare così, stile clandestino, che ha paura che il proprio figlio, che ha paura che il proprio figlio faccia la brutta fine. Ma no, ora andiamo a prendere Sainz, o meglio proviamo a stare a passo di Sainz. Non voglio nemmeno provare a stare a passo di Verstappen. Là, lungo, però che stringe. Sarebbe fantastico riuscire a riprendere Carlos Sainz Jr., che però non usare così tanto Hertz. Carlos Sainz che riesce a stare a passo di Verstappen. Se la sto mettendo tutta, ragazzi, per andarla a prendere. Addirittura ci stiamo allontanando da Sebastian Vettel. Poi tanto le gomme penso che moriranno. Se è vero che Monaco è sempre stata Monaco nei videogiochi. 12.4. DRS sarà consentito da questo giro. Usa, non so quanto hanno fatto gli altri, DRS, però ero troppo concentrato. 1.3 dall'auto davanti. Ancora niente zona DRS. E il pit stop si avvicina, è vicinissimo. È il giro numero 4. Oh là là! Bloccaggio esagerato. Sovrasterzo di potenza. La macchina sta diventando lentamente incontrollabile. Riteniamo che la batteria sia un po' provata. Più è pesante il carico, minore sarà la capacità. La batteria è l'unico componente della power unit che ha, mi pare, due slot, solo due unità da poter utilizzare. Ed era al 55% nelle prove libere, quindi sicuramente aumentata oltre 60. Per farmi dire questo, non c'è da preoccuparsi. Magari questa qui è una mega cheat e rip. Come mi stanno abbandonando? C'è un Vettel selvatico veramente vicino dietro. Abbiamo con una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Un Perez super 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 arrogante. La finestra del pit stop. Ma lontano. Gomme medie. Bottas primo, attenzione. Sapendo che questo gran premio che vedrete dovrebbe uscire di domenica, potrebbe essere uno spoiler, che tanto il video della gara uscirà dopo. Cioè il video di questa gara uscirà dopo la gara ufficiale e non la sto registrando chiaramente dopo che non ce la farei fisicamente. Anche perché per fare un video del genere ci vogliono 4 ore più o meno. Ogni video impiego 4 ore per farlo. 3 ore e mezza, dai. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. E allora io continuo anche, non vado ai box. Però devo andare ai box adesso per evitare un undercut da parte di Sebastian. Ok, la finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Intanto abbiamo preso anche un avvertimento, dovrebbe essere il numero 1. Sì, rientriamo assolutamente ai box. Senza se, senza ma, adesso. Anche perché parlando, ok, non ho avuto tanto degrado, ma meglio di no, non esagerare. Andiamo. Uff. Forza Tatum, ragazzi. 9 decimi di vantaggio, 2 secondi e 6, con Norris davanti a Perez, forse però Perez si è fermato. Pensate che se dovessimo fare P5, uno davanti si è fermato, andremo a fare ben 13 punti, ad avere 13 punti in classifica costruttori. E il team, e anche i piloti, e il team ne vorrebbe, o meglio, il main sponsor pacifico ne vorrebbe 25. Quindi saremo a metà. Saremo a metà con Sainz che rientra anche Sebastian Vettel. Saremo a metà dei più di metà dei punti richiesti. Saremo alla settima gara su 22. Quindi al momento potremmo essere davvero sulla buonissima strada.
Dai. Bloccate i box. Sebastian, bloccate i box. Abbiamo Ferrari Esports reference a disposizione, quella era l'ultima. Solo per pochi, tanto bello qua. Bella riuscita. Via. Allora dobbiamo spingere tantissimo con un non so che è successo a Vettel, probabilmente fermato ai box, bloccato ai box per forza perché non si spiega. È un Carlos Sainz che fortunatamente per lui non si trova, eccolo qua, imbottigliato nel grande traffico di Monaco. Protagonista il mio compagno di squadra. Abbiamo ancora molta energia in riserva, usa il pulsante per il sorpasso. Questo è un problema. Anche se il principale rivale era Seb, gli altri erano molto distanti, quindi non penso ad un super overcut di Lando. Mamma quanto lento. E la Tifi che ancora purtroppo rimane in pista. Ok. Avete visto quanto ha guadagnato Perez? Oh mio Dio. Benvenuti a Monte Carlo. Lo so ragazzi, anche voi ce l'avete creduto, ma non voglio rischiare. Sono troppo importanti questi punti. Splendido, bella mossa. Grazie Alex. Abbiamo dato alcuna possibilità di risposta. Solitamente va male questo tipo di attacco. In questo caso è andata piuttosto bene. Distacco dall'auto davanti, 4,8 secondi. E ora dobbiamo spingere perché... Ok, Perez è a 2 secondi. Non sembrava avere passo prima, ma non si sa mai ragazzi, magari stava conservando, non lo so, magari ce l'ha il passo. Per sicurezza noi siamo al giro 9 in settima posizione, ma forse dovremmo essere in P5. Vedo una Renault che non doveva essere davanti. Non so chi è l'altro che è davanti. Comunque lo sponsor, il mio sponsor Pacifico, non so quanti di voi l'abbiano scelto. So che però l'ha scelto il mio caro amico Alessio Romagnoli, capitano del Milan, che ha fatto delle live su Twitch anche. Datevi magari a vedere, a rivedere magari, perché sicuramente ne faremo altre, ma sono sempre divertenti con lui. E anche lui ti fa Tatum, diciamolo. Sai quanto hanno girato, vediamo però noi 12.4 ancora. Abbiamo perso però da Perez, abbiamo perso qualche cosa da Perez. Gira più forte di noi, mannaggia. Ok. Possiamo chiudere. Decimo giro su 20. Il sudore inizia a farsi veramente puzzolente. Vorrei essere pelato in questo momento perché so di avere dei capelli veramente orribili adesso. E sono gli scosti da fare a Monaco, lo so, però ho bisogno di parlare, ho bisogno di sfogarmi. Perché questo Joule è stellare, fa paura. Io ha bisogno dei pizzicotti per far sì che sembra una cosa vera. Si è svegliato ragazzi, il primo settore da paura. Il
Il distacco dalla vettura davanti è 4,8 secondi. Abbiamo guadagnato ancora una volta da Perez. Addirittura su Sainz abbiamo guadagnato, ma troppo lontano ormai. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Basta, ormai si è svegliato. La cosa migliore da fare a Monaco, quando si corre a Monaco, per non sbagliare, come è successo in passato a campioni come Ayrton Senna, e andar forte e provare a dare il meglio di sé ad ogni giro. Se sei incerto, tieni aperto. Tra l'altro non so perché, ma c'è un bel trenino davanti. Probabilmente per via della Renault. È vero, per via della Renault. Non male. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Perché stavolta abbiamo perso un po' elastico. Nonostante un primo settore stellare. Occhio. Occhio, troppi rischi adesso. Abbiamo perso la birra. Il corpo. Bella. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,8 secondi. Ma ci pensate che responsabilità deve avere un pilota di 18 anni con un team creato dal papà, dove lui viene chiamato il pilota Mercedes o il pilota proprietario? E ad essere virtualmente in quinta posizione, portare punti pesantissimi nel campionato, riscavalcare l'Alfa, riscavalcare l'Alfa Tauri. Grande pressione addosso, ragazzi, non gliela sto mettendo io poi per niente. Comunque ho paura che sia Hamilton, dato che non vedo nessuna freccia d'argento dietro di noi. Paura che sia Hamilton il pilota che deve ancora fermarsi davanti. Questo è un grave problema perché Hamilton è fortissimo. Sono anche i piloti dietro di me. Magari se non hanno il DRS e non fa niente, però è meglio comunque. Box di Hamilton che esce adesso. L'ho chiamato. Passare al mix 2. Carburante al mix 2. No, mannaggia. Cioè sì, ma no. Addirittura alle soft ha una Mercedes ed è dietro di noi. Cosa potrebbe mai andar storto, ragazzi? Vediamo chi ha le palle qua. Vediamo chi ha le palle. La gara entra ancora più del vivo. Un taglio per Jules, che è alla sua settima gara consecutiva senza al momento aver preso alcuna penalità. Porca vacca. Quanto va, ragazzi? Potrebbe anche essere abbastanza pericoloso, ragazzi. Faremo bene l'uscita. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme morbide. Ok, un altro. La vettura dietro di te monta gomme morbide. Ok, il distacco è 4,7 secondi. No,
non ho più ERS. Non può passare qua. Ok, è un guaio. È un gran guaio questo. Alcuni di voi staranno dicendo: lascialo andare, Amos. Lascialo andare. Chi lo lascia mai andare, ragazzi? Secondo voi? Dire piuttosto cade, si sfracella, si distrugge i gomiti, le ginocchia, qualsiasi cosa. Ma non lascia passare nessuno. Ed è da chi è che ha preso Jules? Mi ricordate il cognome? Per altri 5 giri. Ancora 5 giri, ragazzi, 5 giri così. Proverà l'attacco ovunque. Far molto, siamo ancora salvi. Perez che non ce la fa a tenere il passo al momento. Se per paura che provi qualcosa di strano qua, di folle, poi penso Elia non può farlo, ma non lo so, non mi fido. 17 20. Zero Hertz, bye bye. Giro speciale questo, un circuito speciale. Distacco per quel giro che davanti, all'occorrente 6, diventa anche un numero. Secondi. Un giorno lotteremo ad armi pari con voi. Ma in questo momento so che sei lotta per il campionato. Devi stare dietro però adesso. 17esimo andato. Da prima ancora 3 giri alla fine. No, non così. Non si passa così. Addirittura all'esterno lì, ragazzi, no. È uscito forte. E noi no. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Lotta massiccia. Lotta con Vettel e lotta con Hamilton, con due campioni del mondo. Ma
ha capito il novellino. Penultimo giro. Il distacco dalla vettura davanti è 9,3 secondi. Guarda cosa stiamo perdendo dal gruppo davanti. Mamma, occhio. Bottas è primo. E questo è un problema, ragazzi, questo è un problema. Abbiamo usato il colpo. Sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 23,9 secondi. Non puoi all'esterno lì, non puoi. Non so come si comporta la macchina con il flap rotto. Ma so che non molliamo un centimetro. Questo adesso è un problema, questo è un grandissimo problema. Non so come arriveremo alla prossima staccata. Ok, davanti ancora. Abbiamo velocità qui. Modalità rallentatore Topo Gigio, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Che sofferenza l'ultimo giro. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Sembra una minaccia quella di Alex, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Quinto posto, partendo settimi. 10 punti d'oro solo a Monaco. Ecco che si conclude un altro Gran Premio di Monaco. Siamo stati tesi per tutta la durata della gara, ma alla fine abbiamo assistito a una vittoria stupefacente. Luca Filippi, in cosa ritieni si siano distinti dagli altri in questa gara? Penso che la maggior parte del risultato derivi dal temperamento. Bravo. È vero. Il controllo merita. Il che gli ha consentito di ottenere il massimo della vettura, di la strategia. Oh là là! La Mercedes torna a fare festa dopo quindi uno straordinario weekend di gara. Il podio Bottas, è sempre secondo Charles e terzo Verstappen. Mica male come podio, ragazzi, mica male. Forti ragazzi, 13 punti abbiamo riscavalcato Alfa Romeo ed Alfa Tauri, appunto. Abbiamo messo un bel solco, adesso è un po' più difficile. Abbiamo passato ben 4 piloti, Pierre, Kimi, Esteban e Lance Stroll. Lancia passeggiare e ci siamo beccati 30 secondi. Ci saremmo beccati forse 23-24 secondi, anche di meno se non ci fosse stato Lewis Hamilton, ma è il bello delle corse, con un Sebastian Vettel che si è perso e un Mick Schumacher che ha superato la Tifi, o non so se era dietro o meno, non mi ricordo, e ha concluso mestamente in P21. Non molto bene. Attenzione perché abbiamo anche la resistenza e anche l'impatto minore, tutto andato a fare in cover. No, tutti i pezzi non saranno pronti, ragazzi. Sviluppa normalmente di nuovo, ragazzi. Questo non è fantastico, però forse dovremmo pensare di fare una cosa del genere e poi cercare di guadagnare soldi, dalle attività. Dobbiamo. Lo so, ragazzi. Adesso avremo problemi per rinnovare il contratto con il buon Shumi, ma ritroveremo questi soldi. Però dobbiamo ridurre al minimo questi problemi, perché saltano i gran premi, potrebbero saltare i gran premi, e questo è male. Se noi abbiamo un aggiornamento corposo previsto per un gran premio ma non arriva,
E no, non possiamo andare bene. Non possiamo per niente andare avanti così. Detto questo, Linkos, è stato un piacere suonare con voi anche stasera. E ci vediamo prestissimo con un altro appuntamento. Ciao ciao!